L'AMT arriva a Mister Bianco tra lo stupore dei cittadini e porta il presepe itinerante. Idea dell'Associazione Mediterranea Autobus Storici. Ma ce ne parla meglio di questa iniziativa il presidente di questa associazione, l'avvocato Giuseppe Nicota. È una delle iniziative natalizie svolte come ogni anno con l'azienda metropolitana Trasporti, la nostra associazione che rappresento io, che è l'Associazione Mediterranea Autobus Storici, e il Comune di Catania. Siamo a bordo di un autobus della nostra associazione AMAS, che è stato ceduto in comodato d'uso ad AMT, e ogni anno di concerto tra la nostra associazione e l'AMT si organizzano, viene allestito questo bus. L'anno scorso come casa di Babbo Natale, quest'anno con un bellissimo presepe di un maestro presepista, il signor Buscemi di Caltagirone, e ha fatto il tour delle scuole e delle piazze e dei quartieri della città di Catania. E oggi siamo orgogliosi di aver esportato, diciamo, questa manifestazione anche nel comune di Mister Bianco, che è un comune a noi vicino. Infatti desideravo ringraziare innanzitutto il presidente dell'AMT, l'avvocato Giacomo Bellavia, e il CDA, l'avvocato Spoto, la dottoressa Parisi, e il comune di Catania. E in questo caso ringraziamo anche il comune di Mister Bianco, nella persona del sindaco e del vice sindaco, per averci dato ospitalità e avere permesso ai Mister Bianchesi di godere della bellezza di questo autobus che voi sicuramente avrete ripreso.